Con una sola domanda ho messo in crisi l'operatrice di questo call center truffaldino che mi aveva chiamato per propormi una fregatura. Ma mi hai fatto la domanda 3 volte. Non siamo qua per perdere 20 minuti di tempo. Il tempo è denaro. Scusami. Sì, ma adesso è il momento di parlare. È una perdita di tempo. Ciao. Alla fine hanno riattaccato loro. Non l'ho fatto per divertirmi alle spalle dell'operatrice, ma per mostrarvi come una domanda logica al momento giusto può mandare in crisi coloro che vi propinano fuffa o, come in questo caso, una vera e propria fregatura. Qualche giorno fa ricevo la milionesima chiamata da uno di quei call center che cambiano sempre numero e che propongono un lucrosissimo affare comprando delle azioni, che, se non l'avete capito, sono delle vere e proprie truffe. Quella volta non so come mi sono ritrovato a parlare con un'operatrice e quindi la domanda era d'obbligo e il registratore pure. Ho registrato solo l'audio del telefono, manca l'inizio della conversazione. La telefonata è autentica, ho camuffato la voce dell'operatrice, la ascoltiamo insieme e magari invece di dare i soldi a questi truffatori fate una donazione al mio canale, vi metto il link in descrizione. Banda alle ciance e ascoltate, perché il tempo è denaro, come dice lei. Ma io ti sto chiedendo, tu ci sei entrata in questo progetto? Ma ti ho detto, la risposta ti ho già detto prima. Sì, mi sono entrata su questo progetto e il mio conto lo gestisce il mio consulente. La gestisce il consulente, sempre con il mio consenso. Non capisco, pure io che faccio questo lavoro ricevo questi soldi, queste chiamate. So benissimo come funziona questo settore. Ah sì? Scusami, tu hai detto che hai sottoscritto questa cosa, giusto? Sì, certo. Quindi, una cosa che io non capisco, diciamo, hai messo 100 euro, no? Su questa cosa, per fare un esempio. Ok, sì. Dopo una settimana, tu hai garantito come minimo il 30%, significa che tu dopo una settimana hai come minimo 130 euro. Mm? 130 euro, sì. Se tu li rimetti nel sistema, dopo una settimana hai quei 130 euro più un altro 30% garantito. D'accordo? Giusto? Significa che tu, se fai i conti, in 15 giorni, un mese, hai uno stipendio, come mi dicevi te. La mia domanda però adesso per te è: se tu l'hai fatto e guadagni così tanto, perché passi il giorno a telefonare alle persone come me? Non potresti stare a casa a goderti i soldi? Wow! No. No. Che io non ho dato. Questa cosa che io gli sto proponendo di una seconda entrata, quindi anche lei che ha proprio il suo lavoro, dedicare 5 minuti oppure 10 minuti al giorno oppure 2-3 volte alla settimana di avere questa seconda entrata. Perché
devo avere una seconda entrata? Se tu mi proponi di investire 250 euro, ma se io ho la garanzia che non perdo i soldi e che guadagno almeno il 30%, io non investo 250 euro, io investo 10.000 euro. Quindi se tu vieni qui, ma vieni qui di persona e mi convinci che questa cosa è vera, io posso investire tutti i soldi che ho e smettere di lavorare. Infatti io non capisco come mai tu stai continuando a lavorare dal momento che riesci a guadagnare tutti questi soldi. Ok, allora innanzitutto, ok, stiamo parlando per un tempo di prova, ok? Perché se hai mai sentito parlare per investimenti oppure per il capitale che serve per poter fare un investimento, capisci benissimo che non stiamo parlando di un investimento vero e reale, perché per avere i frutti di un investimento vero e reale serve almeno un mese e serve un capitale elevato. 250 euro sono dei spiccioli, ok? Che è un tempo di prova che per questi 5 giorni lavorativi conosce la nostra società, i nostri servizi e conosce il nostro modo di lavoro, ok? Dici se siamo in grado di offrirti questa cosa che stiamo parlando adesso al cellulare, ok? Sì, però non ho capito. Ma dimmi una cosa, scusa, tu hai fatto investimenti con la banca fisica, giusto? Questo sono un problema mio, tu non ti devi preoccupare di cosa io faccio. Ma tu perché continui a lavorare? Se hai questo sistema che ti fa guadagnare così facilmente soldi, no? Per le cose che faccio posso prendere io la decisione cosa voglio fare oppure no. Ma non torna, capito? Non torna logicamente, non ha una logica. Quando si investono dei soldi si fanno le domande per capire la logica e questa cosa non è logica. No, non è una domanda personale. Io con la mia vita, se lavoro, se faccio vacanze, ecco, se lavoro 12 ore, queste cose sono cose mie. Non è il tuo problema questo. Io non ti sto chiedendo a te che lavoro fai, perché lavori 12 ore, perché non lavori, oppure... Beh, tu mi stai chiamando al mio numero di cellulare che io non ho dato a nessuno, a cui non ho autorizzato nessuno ad avere, mi stai chiedendo allora, di darti 250 euro. Allora, innanzitutto non siamo qua per perdere il tempo, ok? Con una persona che non è interessato. Se tu non fossi interessato, non avresti passato quasi 20 minuti con me al telefono. E mi senti? Parli adesso, perché non parli? Parlo, non ti preoccupare. Io ti faccio delle domande. Allora scusami. Sì, ma adesso è il momento di parlare. Sto provando e sto trattando di convincere. Se vuoi fare questa cosa lo fai, se no chiudiamo amici più di prima. Perché noi chiamiamo i clienti che la vogliono questo servizio, ok? Che la vogliono attivare anche il conto. Non siamo qua per perdere 20 minuti di tempo. Il tempo è denaro. Il tempo è denaro, però quando tu chiami me per far perdere tempo a me, non va bene. Soltanto che io il tempo non ho chiesto di perderlo, tu mi hai chiamato e mi stai facendo perdere tempo. Ma io non ti ho autorizzato a presentarmi nessun progetto, tu non mi puoi chiamare. Per la legge italiana tu non mi puoi chiamare. Non sono italiana, chi le ha detto che sono italiana? Hai detto che sei a Roma. Se sei a Roma e chiami da Roma, vale la legge italiana e quindi, secondo la legge italiana, tu non puoi chiamare una persona che è iscritta al registro delle opposizioni. Questo lo sai, vero? Io chiamo perché tu hai dato il consenso e hai dato l'autorizzazione di chiamare e di essere informato su questo. Questo non è vero. Ho chiamato il tuo numero per strada. In che
che data? Non ho trovato il tuo numero per strada. In che data ho dato questa autorizzazione? Che giorno? Ti dico io anche il giorno, non si deve preoccupare. Allora, hai fatto questa richiesta a data... Oh, un secondo solo. 28 febbraio. Non mi risulta e comunque... Non mi risulta e...